Mirapa è una postazione composta dai mortai di vario calibro, governati da una centralina elettronica, e all'interno dei mortai ci sono le sfere con la carica di lancio che gli permettono appunto di aprirsi poi in aria. Ed è proprio il classico effetto che uno potrebbe vedere in uno spettacolo tradizionale. Qui ci sono delle altre elettroniche con fuochi a terra invece, governati anche loro da elettronica, e tutta collegata a una centralina che sincronizza la musica con gli impulsi di sparo. Queste, vabbè, sono altri effetti, e sono comunque candele romane, si chiamano, e fanno vari lanci, e sempre fuoco da terra, e anche questi sono vari, tutti fuochi da terra disposti in determinati modi a seconda dell'effetto che si vuole ottenere, un ventaglio o una ola, che adesso magari lì non si rende conto, però magari può iniziare un effetto che può iniziare da qui e finire lì in fondo, per cui c'è una determinata disposizione. I rischi sono molto ridotti, perché comunque l'innesco viene sul posto e con appunto accenditori elettrici, e quindi non bisogna innescare con miccia, quindi non c'è sfregamento delle polveri, e l'accenditore ha una capsula di sicurezza che non permette appunto lo sfregamento con il contenuto dell'artificio, per cui anche perché i comandi sono a distanza, per cui anche durante l'allestimento non succede assolutamente niente. C'è una centralina che comanda poi il tutto, che cerca di riconoscere tutte le elettroniche, dopo se il test è a buon fine si è pronti, insomma. E questi sono sempre degli artifici da terra, tutti messi assieme, e sono praticamente degli artifici che sono a sé stanti, cioè indipendenti, fanno un effetto di un determinato tempo vario a seconda appunto del codice che hanno del prodotto, insomma. I miei colleghi stanno finendo di collegare una sezione mortai, e il lavoro è quasi finito. Mi ha insegnato mio papà, che è praticamente pirotecnico da generazione in generazione, e grazie a lui ho preso appunto la licenza. In Italia è un po' difficile prendere una licenza del genere, soprattutto per una donna, perché non ci sono corsi, si fa tutto privatamente, c'è un testo unico dove ci sono appunto le norme di sicurezza e le specifiche tecniche da imparare, e vari miscugli eccetera, per poi sostenere un esame in prefettura, per cui tutto richiesto a livello privato. Dovrebbe appunto studiare privatamente questo testo unico, conseguire l'esame, dopodiché può con la licenza fare pratica in un'azienda come questa. Ognuno all'interno di un'azienda di questo tipo ha determinati ruoli. Questi sono spettacoli piromusicali, non sono tradizionali, e uniscono la musica, fuochi ad aria e fuochi a terra, e in alcuni casi anche fuochi d'acqua, perché noi li facciamo anche sull'acqua. Io non ho mai visto donne allestire questo tipo di spettacoli, e anche i pirotecnici che magari vengono a trovarci eccetera si stupiscono di vedere una donna. Un'impostazione di questo tipo, di uno spettacolo come stasera, ha la stessa impostazione americana più o meno, e stessa disposizione e sincronia. La differenza è data appunto dai budget, dalle possibilità dell'ente che organizza. Noi utilizziamo solo articoli italiani la maggior parte delle volte, anche perché dipende poi dalle forniture, però di solito sono tutti articoli italiani, e la qualità noi del settore la sentiamo la differenza. Poi insomma dipende anche magari nei filmati che possiamo vedere degli spettacoli americani, ovviamente si prende solo un pezzo, un fotogramma, e lì magari sarà il finale, il pezzo più spettacolare che può far intendere una cosa del genere. Riceviamo complimenti,
seguono fans. Sì, 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 ci sono queste cose abbastanza colorite. Di Argento diciamo che ci ha visto lungo, ha creduto in noi e siamo ancora qua, insomma.